Giacomo Guerini torna alla tara, ben trovati, e questa è una tara importante non solo perché è la prima della nuova stagione, ma perché fra poco più di una settimana, fra 8 giorni, noi toscani saremo chiamati a votare il prossimo presidente della regione e il prossimo consiglio regionale, quindi chi governerà la nostra regione. Per capire un po', farci un'idea in pieno rispetto della par condicio, abbiamo chiamato due ospiti come di consueto di livello che potranno aiutarci. Alla mia destra Agnese Pini, direttore della Nazione, la salutiamo. Alla mia sinistra Fabio Galati, responsabile della cronaca di Firenze della Repubblica. Quindi diciamo, ci siamo rivolti a persone di livello, come sempre. Allora, io comincerei per cavalleria dalla Pini e comincio con questa domanda. Negli ultimi tempi abbiamo imparato un nuovo termine, contendibile. Contendibile è una cosa che in Toscana sembrava non potesse mai accadere, cioè la Toscana è contendibile, cioè non è scontata la vittoria del centro-sinistra. È così o è una cosa che voi direttori di giornale avete tirato fuori per vendere qualche copia in più? No, è per noi direttori di giornale è una notizia, insomma, quindi l'abbiamo tirata fuori soprattutto per quello, perché comunque, stando ai sondaggi, che vanno sempre presi per quelli che sono, cioè dei sondaggi, per cui insomma non sono arrocolato e non sono la verità di ciò che succederà, però si è notato, ed è la prima volta che succede nella nostra regione, che centrosinistra e centrodestra non sono più così distanti, e quindi la vittoria del centrosinistra, come è tradizione in questa regione, non si può dire scontata. Noi ci abbiamo puntato tanto perché appunto ci faceva ovviamente titolo, ma è il nostro mestiere. Certo, Galati, è contendibile la Toscana? Beh, insomma, già alcuni capoluoghi di provincia, anzi la maggior parte, sono già amministrati dal centrodestra, quindi chiaramente questa è la dimostrazione che è contendibile. Vedremo domenica, e soprattutto io penso che sia contendibile, bisogna vedere come reagiranno, diciamo, da una parte il blocco della Toscana centrale, che è considerata la cassaforte del PD, e dall'altra parte però anche alcune parti che vengono già date di sicuro al centrodestra, e forse non è così certo, quindi bisogna vedere. Poi c'è tutto il discorso, ma tanto ne parleremo. Sì, ora se ne parla, se ne... sulla sinistra, sul centro. C'è un'altra cosa che insomma è stata presente in questa campagna elettorale, perché siamo in Italia, si va a mode, no? Allora Bonaccini ha vinto in Emilia e c'è chi dice che in Toscana si è provato a fare la campagna elettorale, ha fatto Bonaccini in Emilia, ma diciamo con degli ingredienti diversi, visto che siamo qui in mercato. È così secondo te, Fabio, o no? Bah, senti, perché questo Bonaccini diventava un po' il guru, poi Calenda gli ha detto che ha vinto in Emilia, cioè che non è che ha vinto in Veneto, però ora il suo Calenda, no, direi, ora, questo Bonaccini... Ovviamente Bonaccini ha assunto un ruolo, il ruolo che ha ora, anche perché è in Emilia, dove anche lì sembrava che la marea montante del centrodestra dovesse conquistare l'Emilia Romagna, in realtà poi ha vinto lui. È vero che le condizioni erano completamente diverse, c'era un ruolo delle sardine che ora in Toscana tentano di, come dire, di rimettere fuori la testa, ma chiaramente il lockdown ha bloccato le manifestazioni di piazza, e questo è importante. E va ricordato che Bonaccini aveva una figura come Elly Schlein, che comunque era una donna che ha radunato un certo, lo ha coperto, diciamo, a sinistra, che è forse la cosa che manca all'attuale candidato di centro-sinistra, anche se mi pare che Jacopo Melio, che è capolista del PD a Firenze, stia un po' prendendo quel ruolo lì. Però poi le situazioni sono diverse, le persone sono diverse, quindi sì, insomma, è difficile parificare. Ecco, quindi forse chi ha capito che in Toscana non è come in Emilia è la Lega e Salvini, perché Salvini si sta comportando in maniera completamente diversa, almeno secondo me, a quello che aveva fatto in Emilia Romagna. Ha cambiato completamente strategia, diametralmente strategia, perché ha capito che in Emilia ha pagato anche degli errori comunicativi che in regioni
come la Toscana e come anche l'Emilia, che da questo punto di vista, io mi sento di dire soprattutto da questo punto di vista, perché da altri invece sono molto diversi, ma nella recezione dei cittadini rispetto alle modalità comunicative dei politici sono simili, cioè odiano le baracconate e Salvini in Emilia ha dato prova, no, di alcuni eccessi che non l'hanno premiato e che qui l'avrebbero penalizzato ancora di più. Ci ha provato un po' col volo in paracadute, poi è stato annullato. Ci sta provando col volo in paracadute e poi probabilmente gli hanno fatto notare che non era tanto, gli si sarebbe ritorto contro, cioè sarebbe stato preso come l'ennesima baracconata e avrebbe richiamato le armi più facilmente elettori di sinistra, magari un po' impigriti, un po' impauriti dal Covid, che a fronte di gesti troppo eclatanti possono invece essere risolleticati. D'Annunziani, hai ragione, perché il volo dal paracadute ci avrebbe richiamato un po' il mate. Un bel po' di ora di... diciamo che D'Annunzio probabilmente si riporta nella tomba e si è paragonato a Salvini, comunque insomma diciamo il gesto era quello, insomma il gesto era quello. Ci ha tolto un po' di titoli purtroppo Salvini, a proposito dei titoli, decidendo di non buttarsi più, però per la sua campagna elettorale probabilmente ha fatto bene. C'è una campagna e la campagna, Fabio, che è quella tra per il consiglio regionale, no? Perché per esempio a Firenze, diciamo, questa lista molto competitiva messa in campo dal PD, insomma l'ha capito anche il gatto, ci sono due candidati scelti da Lotti, due scelti da Nardella, uno nominato direttamente da Zingaretti, che è meglio, insomma questa campagna rischia di essere rischia di essere controproducente, cioè alla fine invece di portare più voti rischia di dimostrare una volta in più un partito riottoso, un partito diviso? No, ma cioè, da quel punto di vista non credo, perché è sempre stato così. Tutte le volte che metti le preferenze, io ricordo 30 anni di campagna elettorale in questa regione, dove c'erano le preferenze si scatenavano, soprattutto all'interno dei partiti che avevano maggiori consensi, una guerra che probabilmente è anche in un certo senso salutare, cioè la preferenza a questo conduce, cioè a una scelta degli elettori verso il proprio rappresentante. Quindi poi è chiaro che lì le cose si sono cristallizzate sulle diverse cordate che esistono dentro il PD fiorentino, quindi il sindaco Nardella vuole pesare all'interno del Consiglio regionale e dentro Firenze. Lotti a sua volta vuole fare la stessa cosa, Zingaretti ha pensato che forse essendo segretario doveva dire la sua e quindi diciamo non è una novità. Non lo ritengo così poco salutare, chiaramente se la competizione è una competizione aperta e leale, come si sarebbe detto alle partite di calcio della domenica pomeriggio tra Scapoli e Ammogliato. Continuando a parlare così un po' in gergo calcistico, Nardella non rischia di come sembrare un po' parziale, cioè parziale lo è, ma insomma c'è chi dice avrebbe dovuto fare l'arbitro, cioè un sindaco che, come dire, addirittura convoca una conferenza stampa per regalare il cornetto rosso ai suoi due assessori, come dire, facendo campagna così smaccatamente a favore di due. Rischia qualcosa, qualora per esempio non dovessero passare. Ma si è attirato, si è attirato le critiche da parte di buona parte del suo partito, ha fatto certamente una scelta che può essere contestabile. Io però il stato di salute di un PD, in questo caso parliamo di PD, ma di un partito in generale, non lo misuro tanto da questo quanto da altri tipi di dissidi interni che invece sì sono molto più pericolosi e penalizzanti anche per l'esito di una campagna elettorale, cioè non è il sostenere dei propri candidati che mette a repentaglio una vittoria, è invece un atteggiamento che io devo dire ho notato in questa campagna elettorale da parte del centro-sinistra, che non sempre ha mostrato quella compattezza, quella convinzione, quella coesione, quel crediamoci e vinciamo tutti quanti, tutti insieme, tutti uniti, che in fondo determina o può determinare il successo poi di una campagna elettorale, soprattutto quando parliamo di regioni, come diciamo all'inizio, contendibili e non più di vittorie assicurate come è stato finora. Parliamo un attimo del candidato Eugenio Giani, no? Perché comunque intanto partiamo da un dato di fatto: Eugenio Giani è stato votato all'unanimità dall'assemblea del suo partito a guidare questa regione, nessuno lo ha sfidato alle primarie, quindi è, come dire, più che legittimamente il candidato del centro-sinistra. Ora però insomma c'è qualcuno che comincia a dire ma però Giani è anche un po' di cattivo gusto, no? In piena campagna elettorale discutere un candidato che ha avuto questo consenso. Di cattivo gusto è sbagliato, è oggettivamente sbagliato, cioè è strategicamente sbagliato. Chiunque voglia vincere a due settimane dal voto non inizia a fare le pulce al candidato che è stato scelto con ampio margine di tempo, mesi e mesi fa, con ampio margine di consenso da parte del partito. I panni sporchi si lavano in casa e i regolamenti di conti non si fanno prima di votare, semmai si fanno dopo, ma questa è un po' una tentazione
e non lo dico io, sì, se lo dice la sinistra da sola, che alla sinistra di farsi un po' del male, un po' un masochismo, no? Il famoso tafazzi, che la sinistra si porta dietro. No, Fabio diceva appunto, Gianni, la capacità di atomizzazione, sì, della sinistra è ormai, insomma, sì, quasi leggendaria, per cui sì. A proposito di atomizzazione della sinistra, non è questo il caso, però insomma c'è anche adesso, questo si era già sentito, contendibile no, ma questo sì, voto utile, perché a sinistra del Gianni c'è un candidato che è Tommaso Fattori, che chiaramente corre per la presidenza, e appunto l'appello è non consegniamo la Toscana alle destre, per cui chi vuol votare Fattori voti Fattori come consigliere, ma scelga Gianni come presidente. Sì, in realtà secondo me l'appello al voto utile che sì, viene frequentemente dal centro-sinistra non riguarda solo i potenziali elettori di Fattori, anche e soprattutto, ma anche quelli dei 5 Stelle. In realtà le due sirene sono accese su entrambi i fronti, anche perché ci sono zone della Toscana, non Firenze, dove 5 Stelle non hanno mai avuto dei risultati travolgenti, cosa, anche nel momento di massimo splendore, sì, elettorale. Però sulla costa ci sono delle zone in cui i 5 Stelle hanno continuato ad avere un seguito notevole, e quindi credo che l'appello al voto utile sia verso gli elettori di Fattori, ma anche verso gli elettori dei 5 Stelle. Poi forse va rispiegato cos'è questo, sì, voto utile, perché poi noi tutte le volte lo, sì, diciamo, ma vuol dire approfittare di un meccanismo della legge elettorale toscana che prevede il voto disgiunto, per cui si può votare una lista, ma si può votare un candidato governatore che non è appoggiato da quella lista. Il risultato quale sarebbe? Che votando il candidato governatore gli si permette di vincere, perché in Toscana chi supera il 40% vince se ha più anche un solo voto più degli altri. Quindi questo poi alla fine è il gioco del voto disgiunto, cioè voto utile in questo caso visto dal punto di vista del centro-sinistra. Quindi io ho la sensazione che questo appello al voto utile sia un po' come l'appello che facevo io alle ragazze della mia classe al liceo, insomma, non abbia un grande appeal, no? Perché lì c'è molto di ideologico in quell'elettorato, no? C'è un elettorato molto ideologico, sì, su Fattori secondo me il voto utile rischia di penetrare meno, no? Dentro il bacino di voti in cui va a pescare un candidato come lui. Diversa è la questione 5 Stelle, che invece davvero credo che potrà essere un ago della bilancia, lo è stato in Emilia, e qui torno di nuovo a fare un parallelismo che può essere calzante. Abbiamo visto come i voti 5 Stelle in Emilia sono andati molto a riversarsi su Bonaccini e sul centro-sinistra. Da alcuni dei sondaggi invece usciti negli ultimi giorni, tra cui soprattutto il più terremotante di tutti, che è stato quello del Sole 24 Ore, che dava un vantaggio davvero risicato fra Ceccardi e Gianni, no? Solo mezzo, sì, punto avanti Gianni, da lì vedevamo come in Toscana invece i voti dei 5 Stelle sarebbero più i voti dispersi dei 5 Stelle penderebbero di più sulla Ceccardi e meno su Gianni. Ecco, il bacino pentastellato può fare la differenza, soprattutto in una tornata elettorale in cui non abbiamo una lista del presidente, cioè Gianni ha sostanzialmente rinunciato a fare una lista, questa lista forte toscano per sé, su cui invece Bonaccini aveva puntato di più. Quindi insomma credo che la partita 5 Stelle sarà interessante. Ecco, il sondaggio a cui si riferiva Pini metteva in evidenza un elemento a mio avviso centrale, cioè il fatto che i toscani promuovessero ampiamente il governo della regione, no? E un po' meno i partiti che sostenevano questo governo. Ecco, il fatto che Gianni non sia espressione di chi ha governato quella regione, insomma, e talvolta abbia preso anche le distanze da Enrico Rossi, è un elemento che può averlo penalizzato? Allora, ha preso le distanze a suo tempo, sì, e probabilmente sì, ora, ultimamente subodorando probabilmente questi sondaggi, se ti ricordi, già a luglio aveva fatto una bella virata sulla sanità, sì, cioè eravamo partiti da bisogna tutto a dire, però la sanità ha funzionato bene, via. Perché poi è la realtà, cioè in effetti la Toscana raffrontata da altre regioni il sistema ha retto meglio con tutti i suoi difetti, cioè, e nei nostri giornali abbiamo raccontato le mancanze, le cose eccetera, però complessivamente quello che mi sembra un sondaggio riconosca a Rossi un'ampia riconoscimento del lavoro sul fronte della sanità e in generale sul suo lavoro è importante. Non a caso ultimamente Rossi risulta essere stato, come dire, più coinvolto nella campagna, perché forse ci si è resi conto che quest'idea di fare una cesura totale era controproducente per chi ha governato per 10 anni.
effettivamente era abbastanza senza senso voler creare una cesura totale come se fosse un'amministrazione altra. Poi è chiaro che ognuno vuole dare la propria impronta all'eventuale amministrazione futura. Quindi direi che da un iniziale distacco ora... È stato un po' un limite questo non venire da chi ha dalla squadra di governo della Toscana per Gianni, cioè rivendicare magari i risultati. Torniamo al peccato originale della sinistra che dicevamo poco tempo fa, cioè questa incapacità di volersi un po' bene, cioè di andiamo uniti, smettiamola di litigarci continuamente su tutto. E la scarsa ricettività e reattività nel utilizzare il buono del governo appena concluso, insomma, che si sta concludendo, è figlia di vecchi problemi interni al partito, quindi di vecchi rancori, di vecchie difficoltà nell'andare d'accordo, quindi nel prendere sempre un po' di distanze anche fra alleati, anche fra amici, anche fra compagni di partito, ed è quello che poi mette in crisi la sinistra in Toscana come a livello nazionale. È un quarto d'ora che si parla e si è parlato solo del centro-sinistra. Questo vuol dire che probabilmente qui si pensa che qualora dovesse vincere il centro-destra sarebbe una sconfitta del centro-sinistra più che una sconfitta del centro-destra. Parliamo... No, dico, Galati dice di no. No, beh, insomma sarebbe un riconoscimento di un lavoro. Cioè, comunque il centro-destra sta lavorando e ha lavorato. Devo dire che anche il centrodestra ha avuto delle belle faide interne, basta pensare alla esplosione di Forza Italia a un mese dal voto con dimissioni, commissari, eccetera, quindi questo già dall'idea. Poi dall'idea anche di come stanno cambiando i rapporti di forza interni alla coalizione di centrodestra. È chiaro che la Forza Italia toscana vive con difficoltà questa sua posizione ormai minoritaria, diciamo almeno sia secondo i sondaggi sia secondo gli anche ultimi realtà, risultati. E d'altra parte la Lega ha un grande consenso personalistico legato sia al leader nazionale ma anche alla candidata governatrice Susanna Ceccardi. La difficoltà, come sempre quando non si governa da tanti anni, è la creazione di una classe dirigente e quindi poi di una fascia di candidati convincenti. Però nel testa a testa, diciamo, hanno trovato una persona e... Sì, insomma, no, questo però può avere una sua rilevanza, perché se pensate al voto delle europee, no, con una Lega altissima, ma che poi ha perso in diverse amministrazioni locali in Toscana, perché c'era chi votava Lega alle europee e poi votava il sindaco o il candidato che conosceva del comune, insomma, perché ce l'aveva al palazzo accanto, eccetera. Quindi l'avere una classe dirigente e quindi stare sul territorio in quel modo può fare anche quello la differenza in un'elezione amministrativa. Quindi la campagna della Ceccardi, anche la Ceccardi secondo me, insomma, dopo una fase di studio, diciamo, riflessione, insomma, ha messo la barra dritta e ha capito, no? Insomma, non sta facendo la campagna che tutti si aspettavano. Ha come leader Salvini calibrato i toni, cambiato argomenti, sta molto sul concreto, sui temi reali, batte le piazze una a una, lo vediamo anche in questi giorni, no? Delle sue dirette Facebook. Ha intrapreso una strategia comunicativa diametralmente opposta all'esperienza emiliana e che credo lo staff comunicativo della Lega sia convinto possa premiare di più. Sempre tornando poi ai sondaggi, mi spiace, parlo solo di quelli, ma sono gli unici numeri che abbiamo. Che cos'è che ci fanno vedere che Susanna Ceccardi è più indietro rispetto alla sua coalizione, no? Nelle percentuali di preferenza, al contrario di Gianni che invece viene dato più avanti rispetto al partito. Questo però ci mostra proprio, ci dà la fotografia proprio dello stato di salute, no? Delle due coalizioni in campo. Da un lato un partito più debole rispetto a esperienze amministrative che sono altro perché sono radicate nel tempo, sono più forti e più apprezzate dai cittadini, dall'altro esperienze amministrative deboli perché i primi comuni amministrati dal centrodestra in maniera massiccia in Toscana sono un fenomeno davvero recente, però un partito che riesce a intercettare di più, e qui c'è anche l'ondata nazionale. E qui la Fede ci fa un assist, no? Perché dice, se io mi dovessi candidare vorrei fare una piazza con la Meloni o con Salvini piuttosto che con Zingaretti o non so chi del centro-sinistra. Cioè c'è un traino nazionale che la Ceccardi può sfruttare, cose, diciamo, i porogiani no, un po' meno. Cioè, io non credo che Zingaretti sia un capopopolo, così come invece lo sono personaggi come la Meloni e Zingaretti. E quando parlo di piazze parlo delle piazze fisiche, ma anche poi delle piazze virtuali, quelle dei social, dell'online. Sì, no, è chiaro che il traino nazionale c'è. Ora però ricordiamoci anche, sempre stando ai sondaggi, non quelli riguardano la Toscana, per cui ne possiamo parlare in dettaglio. In realtà
il lockdown e la lontananza, diciamo il post papete, certo, non ha fatto benissimo a livello nazionale. Però è cresciuta molto la Fratelli d'Italia, cioè il combinato Fratelli d'Italia Lega, sì, insomma è un bello zoccolo duro. No, su quello non c'è dubbio. E tra l'altro, ecco, per esempio, Fratelli d'Italia in Toscana in questa campagna elettorale per ora sono anche loro molto, diciamo, svolgono un ruolo, mi sembra, di sostegno, ma hanno lasciato uno spazio, come dire, da front woman a Ceccardi, ma anche all'entourage della Lega. Questa è un'impressione così avuta vedendo le cose che fanno. È chiaro, il traino nazionale c'è. Devo dire che guardando i numeri, poi alla fine la Lega è avanti al PD, ma non più di 12 o 14 punti come era prima, questo nei sondaggi nazionali. Quindi sì, è vero, poi Fratelli d'Italia a sua volta è cresciuto, va detto anche in quegli stessi sondaggi Forza Italia è sprofondata. Quindi sì, ci sarà indubbiamente. Salvini è una persona che ha un grandissimo seguito mediatico, non è un caso se ha inaugurato una campagna fiorentina, perché nei giorni passati è stato tre giorni a Firenze, ma c'è anche la fidanzata. In settimana tornerà a Firenze due o tre volte di sicuro, quindi è chiaro che vogliono giocare anche, il centrodestra vuole giocare quindi, anche quella carta. Fermi, Galati, devo dire, Rosa, torna Salvini, quindi la Toscana è una partita nazionale, si gioca il futuro dell'Italia in Toscana? Beh, allora, tutti ora dicono di no, perché a tutti fa comodo dire di no, ovviamente, perché la fine alla bocca alle orecchie. Se senti il centro-sinistra, no, è un voto. Ma ora improvvisamente anche Salvini e Ceccardi hanno iniziato a dire che no, non è un voto toscano. Cioè, secondo me, poi dal 22 settembre, a seconda di come va, Insomma, il futuro di Conte passa da Firenze? Non il futuro di Conte, all'interno del futuro della leadership PD, sì, secondo me. Sono più scettica sul fatto che il governo possa cadere rispetto all'esito delle regionali, anche perché dopo l'esperienza tragica di D'Alema nel 2000, quando si giocò Palazzo Chigi, no? alle regionali dell'epoca. Ecco, dopo quell'esperienza lì, poi sono stati tutti molto più prudenti. Anche le bandierine di Fede prima, mi ricordo, le bandierine le levava. Nel giocarsi partite regionali, poi mettendo in palio poltrone nazionali. Quindi io non penso che ci sia un problema rispetto alla tenuta del governo, penso che ci sia un problema rispetto alla tenuta della leadership del PD. Quello sì, è chiaro che se il Partito Democratico dovesse perdere la Toscana, come è chiaro che se avesse perso l'Emilia, si aprirebbe inevitabilmente, ma anche giustamente, un confronto interno al partito, perché a quel punto farsi due conti in casa sarebbe doveroso. Quasi mi dimenticavo di Matteo Renzi. Cioè, secondo me questa è un po' come Sandoca nella sua Monplace. Cioè, questa è l'ultima, come dire, l'ultima battaglia. Insomma, potrebbe essere l'ultima battaglia per Renzi, mi pare evidente che sta giocando la sua partita, se la sta giocando qua. Sembra un po' come quando Benigni diceva ai Papa Polacco come stanno male lì, ma in Polonia. Cioè, c'è le elezioni in Puglia, ma in Toscana, c'è le elezioni in Campania, ma in Toscana è sempre qui. Cioè, Renzi si sta giocando tutto, è un olimpo lo sta giocando Renzi in Toscana. Ma insomma, la percentuale con cui Italia Viva uscirà da questa prova elettorale potrà dirgli se vale ancora la pena crederci o no, perché siamo a questo punto, credo, no? Rispetto all'esperienza Italia Viva, che compie un anno in questi giorni, non è mai decollata nei sondaggi. Se anche la terra natale di Renzi, cioè la sua Firenze, la sua Toscana, non dovessero premiarlo, credo che anche lui, insomma, aprirà la stagione dei conti in tasca. Non solo. Lì fa il momento del 20 e il 21 solo, se fai conti da solo, che sono 2000 e fa più veloce, in effetti è la startup più rapida, ma la tornata del 20-21 settembre è importante anche per un'altra cosa, sempre rispetto a Renzi, che è la questione referendum sul taglio dei parlamentari e poi stagione delle riforme che si aprirà dopo. Questo perché diventa importante per lui? Perché lo aiuta a capire che futuro e che destino vuole dare alla sua Italia Viva, stante le percentuali a cui più o meno si assesta nelle preferenze. È chiaro che dovrà anche lì decidere che cosa fare da grande, cioè con chi allearsi, con chi intessere relazioni, con chi guardare al futuro, con quale partner decidere di prendere una strada per i prossimi anni. Renzi dice: Italia Viva è decisiva per la vittoria di Gianni, noi andremo bene e quindi Gianni vincerà. È un assioma corretto o no, Fabio? Allora, secondo me è ovviamente vero. Secondo me è altrettanto vero che il PD e la coalizione di centro-sinistra hanno un problema di copertura a sinistra. E entrambe, chi preferisce vederlo da un lato, ovviamente ti dirà che l'altro non è così importante. È chiaro che tenere il centro è decisivo ed è vero che
Renzi se l'ha assunto come compito fin dall'inizio, tant'è vero che avendo osteggiato fin dall'inizio la lista di Gianni, una lista personalistica come ricordava Agnese, che invece ha funzionato su Bonaccini, ma perché Bonaccini ci ha anche investito in maniera diversa, Gianni l'ha fatta, ma devo dire insomma non paiono averci creduto come ci aveva creduto Bonaccini. Ricordiamo ma la lista Bonaccini vero... era sostenuta da Calenda, da Renzi, che non si presentarono. Esatto. Quindi... è anche vero che tutto questo è avvenuto perché all'inizio Renzi voleva avere lui la responsabilità unica della copertura al centro della coalizione. E quindi anche ora continua a dire che si vince se si vince al centro. Altri dicono che si vince se si vince a sinistra, quindi probabilmente le due cose le due cose sono vere entrambe, se ti stai troppo a pensare al centro la sinistra ti abbandona, e la sinistra a Firenze, in Toscana, ha un certo bacino di voti, è inutile pensare che non sia così. Ugualmente per il centro, anzi il centro sono quelli dove puoi drenare dei voti, probabilmente più che dall'area leghista, dall'area di Forza Italia, ma non escludo anche di Fratelli d'Italia, tutto sommato. Allora, Matteo Renzi un'intervista ha fatto a Agnese Pini, ma insomma l'ha detto anche, lo sta dicendo a più riprese, dice ragazzi smettiamo ognuno di guardarsi il suo atticello, pancia a terra e andiamo a prendere voti uno a uno, perché qui appunto la Toscana è contendibile. Mi sembra che lui si sia collocato in una dimensione di sfida a Salvini, no? A tutto campo. È una scelta che può premiare secondo te, Agnese? È l'unica scelta possibile che deve, che può fare, in questo poi Renzi resta assolutamente bravo, no? Nella capacità anche mediatica di sintetizzare in tre parole le cose che bisogna fare per, il suo, per la vittoria della sua coalizione, quindi per, anche per la sua vittoria medesima, non smetterla con le polemiche e andare a prendersi questi 10.000 voti che servono a Gianni per vincere, e Renzi lo fa perché... qualsiasi altro tipo di strategia sarebbe suicida per Italia Viva, no? Italia Viva non è che può stare in 10 scarpe, decide di stare con la coalizione a sostegno di Gianni, deve far vincere quella coalizione per vincere anche lei stessa. I programmi, se ne è parlato abbastanza o no secondo te, Fabio? Un po' se ne è parlato, forse bisognava parlarne di più, e devo dire comunque gli stessi candidati non è che abbiano proprio premuto l'acceleratore sui programmi. Cioè mi ricordo quando ero giovane c'era delle elezioni, si presentava il programma, cioè c'era una cosa, si presentava ecco punti, addirittura Prodi ne fece uno sembrare l'elenco del telefono. Ora, ecco, però, e quello è rischioso perché nessuno arriva in fondo però, insomma, alla lettura magari, dell'elenco del telefono. 20, 10 pagine, insomma una cosa che si dava nei supermercati, lo vede... Forse più che 10 pagine bastavano 10 punti ciascuno detti sinteticamente e come farli. Ora piano piano li stanno sgranando tipo collana negli ultimi giorni, però ecco, probabilmente sarebbe stato meglio avere prima da ognuno i 10 punti su cui avrebbero puntato di più, e non è che abbiano puntato molto su quello, ognuno ha puntato o a parlare dell'avversario dicendo che non era in grado terribile. Di governare, oppure a portare avanti una campagna più personalistica che programmatica. Non è così, perché insomma, un conto se ne desiderava, un conto se ne programmi, cioè dire si vogliono più posti di lavoro, insomma una cosa che dà comuni tutti gli schieramenti, poi come fare a ottenerli è un'altra cosa, e quello è il programma, no? Il problema è che nell'autunno elettorale post-Covid è difficile fare programmi in senso tradizionale, no? Perché viviamo all'interno di un mondo e di una regione e di città toscane che sono stravolte ancora dal coronavirus. Il programma è intanto riuscire a uscire di casa tutte le mattine a non farsi vedere. Il programma è affrontare sotto il profilo sanitario, sotto il profilo occupazionale, le pandemie del secolo. Il programma però su una pandemia del secolo che non si sa come va a finire, non si sa con quali recrudescenze sanitarie, con quali effetti economici, locali, globali, mondiali, universali, insomma è complesso. Io penso che i programmi siano andati un po' in soffitta in questa campagna elettorale, non solo e non tanto solo perché non si usano più e sono forse modelli di politiche ormai un po' desuete, no? Questa comunicazione social, eccetera, ma anche perché il Covid ha davvero cambiato le carte in tavola. Tutto questo in una campagna elettorale un po' strana, perché appunto si vota il 20 settembre, quindi sostanzialmente una campagna elettorale si è consumata e che si sta consumando in 3 settimane. Eh sì, anche perché appunto c'è stata questa strana cosa ad agosto, ovviamente insomma c'è stato
insomma, un momento di stasi, e quindi improvvisamente all'inizio di settembre l'esplosione di incontri, di, appunto, di proposte e quant'altro. È una campagna elettorale strana, tutto questo con l'ombrello sopra della pandemia che ha finito la fase acuta, ma in realtà poi continua a tenerci sul chi vive continuamente, quindi è chiaro che è una delle campagne elettorali più strane che si siano mai viste. Grazie a Fabio Galati, grazie ad Agnese Pini, noi torniamo sabato prossimo con la Tara, sempre qui su Teleide. Ciao!